Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One sugli altri software e sulle tecniche di audio mixing e mastering sono disponibili sul sito proaudiolearning.com. Non dimenticate inoltre di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Tutti i link sono in descrizione. Eccoci al consueto update di Studio One e come al solito non si tratta solo di bug fixing, dei problemi riscontrati dagli utenti sul forum di Presonus, ma anche di aggiornamenti e nuove feature gratuite per tutti. Andiamo a vedere di cosa si tratta e cosa troviamo nella nuova versione 5.3. In questa nuova release troviamo infatti features aggiuntive nella sezione di scoring, nella produzione live e altro ancora per migliorare il nostro workflow. Iniziamo con i simboli musicali e la relazione con il sound variation. Con l'arrivo infatti del sound variation che abbiamo già visto nella versione 5.2 e che sostituisce i vecchi key switch, è stato creato un ponte ora con lo score editor. Infatti, entrando nella pagina di score, possiamo vedere come tutti i riferimenti dei sound variation possono essere inseriti all'interno dello score, soprattutto in fase di playback. Questo permette ai compositori di lavorare nello score view o sul piano roll e collegare i simboli al sound variation. Nel note editor, infatti, basta ora selezionare Musical Symbols, che vediamo qui adesso introdotto, nella riga di automazione. Aggiungiamo un'altra linea di programmazione per poter avere poi una sovrapposizione di righe e per vederle anche sul playback display. Cliccando all'interno possiamo ora aggiungere tutte le informazioni dinamiche che sono contenute nello score view. In questo modo possiamo aggiungere quindi anche sulla linea di programmazione le varie informazioni relative alla dinamica che ritroveremo all'interno dello score view, come vediamo. Ho inserito sforzando e lo ritroviamo qui. Questo funziona ovviamente anche al contrario, quindi aggiungendolo qui nello score view lo ritroviamo all'interno del note editor. Il mapping editor è stato espanso per poter aggiungere la sezione simboli di cui abbiamo già parlato. Clicchiamo quindi su sound variation icon che troviamo qui. E poi attraverso la chiave inglese possiamo aprire l'editor del sound variation, in questo caso aggiungendo una nuova variazione, quindi una nuova key switch, diciamo, possiamo associarla direttamente anche agli score symbols cliccando all'interno e selezionando ad esempio un trillo. In questo modo verrà associata questa nota o un'altra, per esempio C0, al trillo, e quindi quando lo suoneremo verrà rappresentato anche all'interno dello score editor. Possiamo poi selezionarli come default score o momentary. Ricordiamoci sempre che poi questa sezione viene salvata con la song. Sono stati aggiunti dei nuovi simboli musicali nel note editor per poterli associare meglio al sound variation lane, come abbiamo visto, e mostrarli così in entrambe i sistemi. Nel note editor, selezionando appunto musical symbols nella riga di automazione, tasto destro del mouse, possiamo scegliere le articolazioni da applicare direttamente in maniera più semplice ed intuitiva, ad esempio l'accento, eccetera eccetera. Come vediamo, le righe simboli sono suddivise in articolazioni, per cui staccato, accentato, portamento, le direzioni come pizzicato, vibrato o con il legno. I simboli, come vediamo, sono inseriti nello score view automaticamente e le direzioni vengono applicate nel Musical Symbol Lane, mostrata invece nel piano view o piano editor. I simboli possono essere quindi aggiunti, editati e mostrati direttamente nel Note Events, dove troviamo appunto Sound Variation. Li possiamo vedere meglio allargando lo zoom, come vediamo è inserito proprio all'interno della nota. Quindi anche senza avere le lane visive possiamo comunque vedere all'interno della nota i sound variation inclusi. In alternativa possiamo utilizzare la visione variation che troviamo qui in alto nella global track, sempre qui all'interno del piano view. La dinamica è normalmente controllata dalla velocity invece che assegnata dalle articolazioni key switch. Le dinamiche sono gestite indipendentemente dal sound variation all'interno del mapping editor che vediamo qui. Allarghiamolo. Di default ogni simbolo dinamico è già mappato ad ogni valore di velocity specifico
I simboli dinamici possono essere usati come ogni altro virtual instrument. Vedremo poi un tutorial più specifico sempre nel corso di Studio One. Passiamo alla sezione Live. Riguardo alla sezione Live, possiamo ora avere a disposizione la possibilità di copiare i preset e intere catene di preset e di plugin, quindi. Vediamo come fare. Apriamo un song. Entriamo nello show e possiamo ora facilmente creare, ad esempio, una catena più complessa. Entriamo nei miei preset, ad esempio, Vox. Quindi avrò la mia catena di preset per la voce. Posso ovviamente copiare, come abbiamo fatto anche in studio qua normalmente, soltanto il singolo plugin, oppure più facilmente prendere tutta la sezione insert e copiarla all'interno di un altro canale, oppure creare una nuovissima traccia spostando gli insert nella sezione libera del nostro mixer. Quindi verrà creata una seconda traccia vocals, che si chiamerà appunto Vocals One, e avrà le stesse caratteristiche della traccia che noi abbiamo copiato. È stata aggiunta una nuovissima funzione di zip, molto richiesta un po' da tutti, ossia la possibilità di archiviare e spedire interi progetti per un backup semplice, facile da trasportare. Infatti ora sotto file, convert in o convert to, troviamo zip file. Cliccando all'interno si apre una cartella dove verrà salvato l'intero progetto già zippato, contenente appunto tutti i media che fanno parte della song. Facciamo save e verremo portati in una zona, quindi in un menu, dove poter scegliere come trasportare il backup o i file che vogliamo inviare. In questo caso le informazioni relative ai plugin non stock di Studio One vengono ricordate all'interno del file, quindi chi riaprirà il file saprà esattamente quali sono i plugin mancanti che non fanno parte di Studio One, oppure le librerie utilizzate da Studio One. In questo caso possiamo scegliere di esportare tutti i media, quindi tutti i file audio, in formato FLAC, quindi un lossless meno compresso, molto utile per chi sposta intere sessioni in altri ambienti o deve spedirle via internet per poter per esempio registrare le voci in un altro studio. Oppure possiamo direttamente caricarle nel Presonus Sphere che abbiamo a disposizione, quindi lo spazio web che mette a disposizione Presonus per gli utenti Sphere. Molto molto utile. Arriviamo ora al Chord to Note, ossia un'altra feature molto desiderata era la possibilità di espandere le funzioni della Chord Track, che vediamo qui in alto, trasformandola in note vere e proprie. Potevamo fare questo attraverso dei trucchi prima, adesso è diventato molto più semplice. Quindi rimanendo all'interno ad esempio di una traccia MIDI possiamo selezionare gli accordi della chord track e trascinarli direttamente nella traccia MIDI per avere le note già pronte a disposizione. Vengono posti in maniera fondamentale, ma possiamo utilizzare poi i rivolti in maniera molto semplice appunto. Quindi basterà per esempio fare un rivolto in questo modo ed avere già un accordo molto più bello da ascoltare rispetto alla solita posizione fondamentale. Le altre novità fanno riferimento all'MPE Note Controller, che ora supporta anche i Virtual Instruments in formato VST3. Il Note Controller Editor ed il supporto MPE arrivati con Studio One 5 non sono più limitati quindi soltanto agli instrument VST2. Le altre novità fanno riferimento ad Atom, quindi sono stati aggiunti degli shortcuts riferiti ad Atom. Sono quindi Shift Song e Setup e Shift User per avere altre funzioni direttamente dall'Atom. Spero che questo video vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre a nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!